L'ultima cosa che dico su questo è, ma penso che è importante proprio un sacco e anche fa parte delle cose che abbiamo, è la continuazione di quello che abbiamo detto prima, è questo pacchetto sicurezza, il DDL 1660, che sta, che deve essere approvato in Senato. È una roba di cui noi forse possiamo pensare che faccia parte di quelle norme più o meno burocratiche che ci possono interessare o meno, eccetera, ma in realtà è qualcosa che cambia profondamente il volto di questo paese e cambia profondamente il rapporto di questo paese col dissenso. Ci sono delle cose che riguardano gli studenti che rischiano 2 anni di galera se fanno la manifestazione fuori dal loro liceo bloccando una strada, a delle norme incredibili, nel senso, quando si diceva il carcere genera carcere, adesso i reati commessi in carcere ce l'hanno un aggravamento, per cui anche le rivolte, quelle che chiamano le rivolte passive, che sono l'unica forma di dissenso non violento che uno c'ha in carcere, rifiutare il vitto, rifiutare l'ingresso nelle celle, eccetera, sono penali e si arriva fino a 20 anni di galera, 20 anni di galera per chi si manifesta contro le grandi opere, 7 anni di carcere per una famiglia che magari entra in un posto abbandonato per trovarci casa, l'occupazione diventa una roba, i 7 anni di galera, chi scrive del... cioè è qualcosa che veramente asfalta tutto. E in questa cosa norme particolarmente crudeli come quella per cui la SIM, cioè non ti vendono la SIM se non hai il permesso di soggiorno, che è qualcosa che a me, quando l'ho detta a Milano, mi sembrava una cosa evidentemente platealmente crudele, oltre che ovviamente inefficace, perché nessuno non si imbarcherà e non scapperà dal suo paese per la questione della SIM, è soltanto qualcosa che serve a rovinare la vita materialmente delle persone che stanno là. E anche lì la risposta che io mi sono trovato in questa settimana era gente che diceva vabbè, ma perché io devo presentare il documento se io voglio una SIM e invece quello non deve presentare niente? E io penso, ma dove cazzo abiti? Il punto è ovvio che pure quello deve presentare un documento, soltanto che la tua carta d'identità, cioè la carta d'identità non è uguale al permesso di soggiorno, cioè la gente ha la carta d'identità anche quando non c'è il permesso di soggiorno e quando è irregolare tante volte, per esempio, però è proprio difficile cercare di fare breccia in questa cosa. È il motivo per cui secondo me, per esempio, coi fumetti uno potrebbe provarci a provare a intavolare dei discorsi. Tra l'altro, la battuta la devo...